solo l'altro microfono. Ecco, beh, hai sbagliato solo a usare il microfono, tutto qua. Un'atmosfera cambiamo, diversa, facciamo con problema. La voce un'altra atmosfera. Scusami se ti ho interrotto, ma questo non è il microfono giusto. Ok, allora, appunto, l'intento, come tu ben sai, del gruppo è quello di coinvolgere. Quindi quale nome migliore se non quello di atmosfera, appunto? Bene, allora vi lasciamo con l'atmosfera degli Atmosfera, con due canzoni che andranno di seguito. Una è Passerà, l'altra è Eccomi qui, signore e signori, gli Atmosfera! Adesso, ma toglietemi una curiosità, ma quanti di voi non hanno mai avuto problemi con le donne? Ma quanti, voglio dire, dai, non ci credo. Oppure, al lavoro, chi è che non odia il proprio lavoro? Chi è che non spaccherebbe la testa del proprio titolare? E per finire, qualcuno di voi che non ha mai bevuto, non ha mai affogato i propri, come dire, le proprie frustrazioni nell'alcol, non ci credo. La prima fila sembra tutti alcolisti, per esempio, dai, non ci voglio credere. Distanza, ti convinci anche che è una stronza e ti ripeti, ma chi ti pensa, ma chi ti pensa, passerà, 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 anche questa volta passerà. Passerà, 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 ma quanto fai dannare, passerà. Ti alzi ogni mattina con la nausea da vicina. E poi il tuo capo, odioso più del giorno prima. Sei sempre più malconcio, indaffarato. E noti che pure i capelli piano piano ti hanno lasciato. Bevi alcolici con indecenza e ti accorgi che non puoi più starne senza. Non puoi più starne senza. Smetterò, smetterò, smetterò di farmi ancora male. Smetterò. Amici e non pago neanche l'ICI. Oggi un altro giorno e se non basta mi han fottuto anche la bici. Fai dannare, passerà. Bene, ed eccomi qui. Aspettate la chitarra. Grazie.
vivo nell'attesa e che spesso usiamo false verità come difesa. Forse sarà poca convinzione o forse è solo bisogno di una ragione. Ed eccomi qui ad aspettare te. Ed eccomi qui ad aspettare te. Non trovo ancora senso nel decidere, è un fine avaro privo di poesia. Ho perso quella strada certa, o forse non l'ho trovata mai. Ed eccomi qui ad aspettare te. Ed eccomi qui ad aspettare te. Faccio più fermo davanti a te, nonostante il vento ci insegni che non ci sarà mai fine. Ivan Forgione, basso Emanuele Riganti, batteria Salvatore Franzè, voce io Arl, grazie. Questa atmosfera particolare, ma come sai adesso arriva il momento anche per voi degli esami. Ci sottoponiamo al giudizio della nostra giuria. A te Carlotta! Grazie ragazzi, sentiamo subito la nostra giuria. Come vi sono sembrati gli atmosfera? Cominciamo da Paola. Originalissimi e bravi. Avete presentato due brani abbastanza diversi. Il primo era dalle sonorità all'avanguardia, sì, però ricordava un po' la musica d'autore. Mentre il secondo è più pop, e quindi bravi e versatili soprattutto. Grazie Paola. Stefano?
Sì, anch'io vi ho trovati veramente preparati, siete ben amalgamati. Anche la voce, oltretutto, oltre ad essere originale, sei anche spiritoso, e questo serve anche molto, molto nel mondo dello spettacolo. Complimenti. Sentiamo Marco. È stato curioso l'intro del primo dei due pezzi, dove oltre a fare l'esordio tuo da solo vai a interagire durante il pezzo anche con gli altri ragazzi. La voce è molto impostata, molto armonica rispetto all'accompagnamento musicale, quindi complimenti, ottimo. Oksana? L'ultima parola. L'ultima parola. Sì, mi è piaciuto, complimenti. Parlo del il cantante, come ti chiami, scusa? Vittorio, Arl. Vittorio? Sì, Vittorio. Ah, ok. Vittorio, siccome sono una cantante, volevo dire due parole sul canto, posso? Certo. Sì. La voce è bella, interessante, un bel timbro. Ti vorrei solo consigliare di non sforzarla troppo. Se tu fai tante serate e poi, soprattutto sugli acuti, sei un po' molto deciso. Fai attenzione, se poi se ne va. Ok, grazie. Bene, dopo tutti questi commenti della nostra giuria, so che lassù avete un ospite per noi. A voi la parola. Bene, grazie Carlotta. Allora, prima del nostro ospite speciale, congediamo i nostri Atmosfera. Ancora un applauso, salutiamo, grazie ragazzi. Salutiamo Atmosfera, bravi. Ok. Allora, Stefania, noi guadagniamo il palco in questo senso, perché davvero adesso abbiamo, come tutte le trasmissioni che si rispettano, una guest star. Sì, Mauro, si definisce cantautore per vocazione e cabarettista per caso. Nel 1990 vince il Festival di San Scemo e poi di lì il passo da San Scemo a Sanremo è veramente molto breve. Partecipa a Sanremo nel 1991 e grazie a questo il suo primo disco supera le 60.000 copie vendute. In questi anni, in parallelo alla sua attività di cantautore e cabarettista, in cui si è esibito in locali, teatri, piazzi di tutta Italia, ha preso parte a vari film e anche fiction TV. Wow, allora non ci rimane che chiamarlo, stasera ci presenta il suo ultimo singolo, Signori e Signori con Da Quando Ci Sei Tu, Marco Carena! Eccolo qua! Ciao Marco! Bene, allora Marco, sappiamo che dobbiamo partire con questa canzone, la stiamo aspettando, il titolo è Da Quando Ci Sei Tu, ma vogliamo capire da quando ci sei tu chi? Da quando ci sei tu il presidente, questa figura centrale della nostra società, queste figure che lo vediamo, cioè qui io parlo del presidente ideale, quello che comunque lo vediamo anche dai giornali, dalle notizie, questi personaggi che pensano esclusivamente a farsi, cioè a far sì che il paese tragga beneficio dal loro lavoro. No? Questo, bene, direi interessantissima quindi, questa introduzione. Mi sembra giusto dedicargli un pezzo che gli dicesse quello che si meritano. Insomma, allora mi raccomando, siamo tutti ansiosi di ascoltare. Signori e signori, con Da Quando Ci Sei Tu, Marco Carena! Sa darci speranza nel futuro, è come un ragazzo, ce l'ha sempre in mente, sempre quella cosa, che Dio lo benedica, lui vive per quella, pensa solo alla gente, ci porterà lontano, di una cosa stai sicuro, prenderà il nostro domani e ce lo metterà in mano. Presidente, da quando ci sei tu? Anche quando piove io vedo il sole che d'inverno spuntano le viole. Presidente, da quando ci sei tu? In un mondo in crisi vedo paradisi dietro ai tuoi sorrisi. Presidente, da quando ci sei tu? Anche i delinquenti si sono redenti,
ed esultano con te. C'è un uomo che sa darci milioni di ragioni per sentirci così ogni giorno più contenti, che la forza non gli manchi, che la fede non si perda, e così la nostra vita lui la riempirà di gioia. C'è chi dice sia un cialtrone, c'è chi pensa che sia un pazzo, ma la verità è un'altra, lui è una testa diversa. Quando ci sei tu, ogni ideologia è scappata via davanti alla tua fantasia. Presidente, da quando ci sei tu, non ho più paura, sento l'aria pura, sento che c'è la fretta di cambiare. Presidente, da quando ci sei tu, ma che delizia, onestà e giustizia in un mare di immensa libertà. Questo paese era come una bella nave ma piena di falle, e tu le sistemate tutte con delle grandissime idee. Tu sorridi sempre, sempre, perché già lo sai, e noi un giorno capiremo che ci hai portato solo un'infinità d'amore. Sì, d'amore. Grazie. Grazie, Presidente. Grazie. Applauso per lui, originale, grazie, grazie, la tua canzone, particolare. Personaggio, diciamo che... Tu sei stato bravissimo. E però senti, io adesso ti faccio una piccola breve intervista. Vi vuoi parlare dei tuoi progetti di adesso e anche sì, di quelli che hai per il futuro? Usiamo solo questo okay. microfono. Allora, i progetti, diciamo, per l'immediato, c'è questo spettacolo che ho scritto, che ho fatto all'Araldo a dicembre qui a Torino, che parla un po' della mia carriera, perché sì. ho cominciato nel 90 appunto con San Scemo, come avete ricordato. Prima. E l'altro anno, nel 2010, erano 20 anni, quindi faccio questo spettacolo 20 anni e sentirli tutti, dove racconto un po' le mie vicissitudini, le cose curiose che succedono fuori, dentro il palco, col pubblico, insomma queste cose qua. Poi questo singolo, adesso in promozione radiofonica, dovrebbe essere da preludio poi a un CD a cui stiamo lavorando. Insomma, questo qui molto bene. Questo. Quindi, insomma, sei molto attivo. Sì. Ma sì, diciamo che... Bene, grazie ancora grazie Marco, voi, io ti congedo e alla prossima. Grazie ancora, grazie. Un applauso per lui, grazie. Grazie Marco. Ecco che ritorna con me Mauro. Sono tornato solo perché possiamo dire insieme il nostro slogan. Sei talento per lo show? Lo show dei talenti è... Seven Live! Notte e giorno, professionisti nel settore relax. Rilassatevi e guardate cosa offriamo. Letti, materassi, reti, guanciali, poltrone relax, divani e divaniletto e molto altro ancora. Cucine, camere da letto e camerette, con grandi promozioni su tutti i prodotti e ambientazioni. Per la vostra comodità offriamo il servizio di visite a domicilio ovunque. Da notte e giorno la consapevolezza di essere entrato nel posto giusto.
Eccoci di nuovo qua, bentornati di nuovo a tutti a questa quarta puntata di Seven Live dedicata ancora una volta ai gruppi musicali. E guarda Stefania, siamo sempre qui in mezzo a questa magnifica scenografia, questi strumenti per musica dal vivo. E allora, sorpresa, vogliamo cogliere l'occasione per fare un grande applauso alla nostra direttrice artistica Claudia Gugliari. Un grande applauso per lei. Sappiamo che non se lo aspettava, ma le sorprese sono belle perché sono sorprese, infatti, no? Allora, bando alle ciance, è il momento di presentare il quarto e ultimo gruppo, Stefania. Sì, passiamo al quarto.